Buongiorno lettrici e lettori, io sono Michela, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi porto la mia recensione, vi parlo di questo libro qui che non ho cartaceo, quindi vi metto qui la cover. È un libro uscito quest'estate, quindi insomma fresco fresco di stampa, di cui secondo me non si è parlato abbastanza. Quindi ve lo porto sul canale e in realtà se mi seguite l'avete visto sui video delle uscite appunto di quest'estate. Il libro si chiama La vera storia di Marzia Basile. È edito Mondadori a 336 pagine, è uscito al costo di 19 euro. Con questa cover che io trovo splendida, veramente adatta a quello che il libro racconta. Questo volume è scritto da Maurizio Ponticelli, che è uno scrittore e giornalista italiano che ha scritto diversi libri su Napoli. Infatti, questo libro è ambientato a Napoli, a cavallo tra il 5 e il 600, e il merito di Ponticelli è di affrescarci appunto questa Napoli a cavallo tra i due secoli in maniera veramente egregia. È un libro sicuramente che io mi sento di consigliarvi, sì, perché è un libro che ho apprezzato tanto, ma con dei se, perché non è un libro per tutti. Quindi durante la recensione vi spiegherò perché secondo me non è un libro per tutti. Di cosa racconta questo libro? Racconta una storia vera, la storia appunto di Marzia Basile, una persona realmente esistita all'epoca. Maurizio Ponticelli raccoglie le informazioni sulla storia di Marzia da un poemetto di Giovanni della Carrettola, che lui inserisce anche all'interno del romanzo come personaggio, perché fu un testimone oculare appunto della vicenda. Innanzitutto, lo stesso Ponticelli ci dice nella postfazione del libro che Giovanni della Carrettola affresca Marzia Basile come si poteva immaginare all'epoca, quindi filtrandola con la visione dell'epoca. Quindi parliamo di una giovanissima donna che uccide il marito e che viene processata per questo fatto e che quindi, insomma, con la mentalità dell'epoca viene processata per stregoneria, potete immaginare, viene additata come prostituta, quindi tutta una serie di epiteti che le vengono affibbiati un po' più per il contesto storico in cui avviene la vicenda che probabilmente per le ragioni storiche. Quindi Maurizio Ponticelli si discosta dal poemetto appunto di Giovanni della Carrettola e ci affresca Marzia in una visione un po' più moderna. Giovanni della Carrettola, ho detto, è uno dei personaggi presenti all'interno del romanzo, anzi è proprio la voce narrante del romanzo. Noi abbiamo infatti questo cantastorie che negli anni successivi si trova a raccontare il poemetto di Marzia Basile e quindi a raccontare anche al lettore la storia di questa giovane donna. Dopodiché facciamo un salto nel passato, appunto, e ci viene raccontata la storia di Marzia. Non vi dico come finisce il libro perché, malgrado Marzia sia vissuta 400 anni fa, probabilmente qualcuno lo considererebbe spoiler. Però fino al processo ve lo dico perché voglio dire, comunque racconta una storia vera di una donna vissuta 400 anni fa, quindi insomma, passatemi il fatto che insomma, dopo 400 anni non ci sia più lo spoiler, almeno. Io spero che lo consideriate non spoiler anche voi. Ponticelli, appunto, tramite la voce di Giovanni della Carrettola, ci racconta la storia di Marzia. Marzia viene venduta dal padre giovanissima, praticamente 11 anni, per cui è praticamente una bambina. Viene venduta a quello che poi sarà, quello che poi diviene suo marito, proprio, che è Don Muzio Guarnieri. Don Muzio Guarnieri è un omone, grande, grosso, possente, insomma. Anche di stazza, lei è una bambina molto piccola, minuta, a 11 anni, ancora non ha ben compreso cosa significherà questo matrimonio. Il primo capitolo, appunto, del romanzo inizia con il matrimonio di Marzia e Don Muzio e ovviamente lo stupro che ne consegue la notte delle prime nozze. Stupro. Per questo dico che non è un romanzo per tutti, perché Ponticelli non ci risparmia assolutamente nulla delle sofferenze che Marzia ha vissuto durante la sua breve vita. Inizia appunto il romanzo con la prima notte di nozze. Prima notte di nozze a cui seguiranno tutta una serie di anni in cui Marzia subisce le angherie del marito. Il marito è un uomo non solo molto violento, che non considera affatto la moglie come essere umano, ma soltanto come oggetto da possedere e anzi come la cosa, perché per lui quello è, che dovrebbe sfornargli il figlio maschio. Ahimè, Marzia sforna due figlie femmine. Questo ovviamente indispone ancora di più Don Muzio nei confronti della giovanissima moglie. Quindi Marzia durante gli anni sarà costretta a subire negli anni appunto le angherie del marito.
tante angherie del marito, tanto che lui le allontana anche le due figlie. Marzia Basile crescerà, quindi piano piano affronta l'adolescenza e diventa una giovane donna e ha la colpa anche di diventare bellissima. È una donna che viene notata da tutti gli uomini di Napoli e questa sua bellezza diventa anche la sua colpa perché finisce per essere desiderata dagli uomini. Don Muzio non si fermerà praticamente davanti a niente e oltre insomma alle violenze fisiche che farà la giovane moglie si troverà praticamente anche a venderla questa giovane donna, a venderla per pagare dei debiti. E quindi Marzia si troverà a subire le angherie non solo del marito ma anche di tutta una serie di uomini. Le uniche persone che saranno vicino, che continueranno a essere vicine a Marzia sono figure femminili, non certo quella della madre ma sicuramente quello della Janara, che è questa donna che aiuta insomma le altre donne a partorire, e un gruppo di comari che sono un gruppo di donne a lei amiche che tramite l'uso di erbe permetteranno anche a Marzia di volta in volta di guarire, di guarire le ferite che il marito le fa. Quindi queste donne sono le uniche che veramente sono vicine a Marzia umanamente. E anni Marzia conoscerà anche l'amore, non vi dico di chi ovviamente perché sarebbe spoiler, ma anche in questo caso nel momento del bisogno, l'amore c'è nel momento in cui del desiderio, ma nel momento del bisogno lei si trova praticamente sempre da sola. Questa vita brevissima di Marzia ha un excursus per cui a forza di accumulare angherie da parte del marito, arriverà un momento che lei non ce la fa più a subire queste angherie e accoltella il marito. Ucciso il marito, ovviamente, lei e una serie di figure intorno a lei verranno processati appunto per questo omicidio. Questo processo avrà una risonanza molto vasta a Napoli, un po' per le vicende politiche, un po' perché appunto Marzia è talmente bella che un po' tutti la conoscono dentro Napoli. Anche il processo, insomma, non sarà un momento sicuramente facile per Marzia, anzi, perché essendo giovane, bella, indifesa e verrà in questo momento abbandonata da tutti, quindi rimarrà praticamente sola, gli unici appunto che cercano di in qualche maniera di starle vicino sono questi giovani comari, queste donne, ma anche loro quanto donne possono ben poco in soccorso di Marzia, si troverà anche in questo caso appunto abbandonata da tutti, abbandonata dall'amante, di fronte ai suoi giudici ad essere processata anche per stregoneria. Insomma, giovane donna uccide il marito, siamo tra 5 e 600, potete immaginare. Tutta questa narrazione della vicenda della vita di Marzia viene accompagnata dalle narrazioni politiche all'interno di Napoli. Ci troviamo a Napoli, che è capitale del viceregno spagnolo, appunto a cavallo tra 5 e 600. E ovviamente Ponticelli ci racconta mano a mano nei libri in parallelo alle vicende di Marzia le vicende politiche di quello che sta succedendo a Napoli. All'inizio è un po' faticoso seguire le vicende politiche perché uno è un po' più preso dalla vicenda di Marzia che di quello che succede politicamente intorno a lei, però queste vicende politiche sono necessarie, anche se il lettore all'inizio non lo sa, sono necessarie per il processo di Marzia. Il processo di Marzia sarà condizionato da quello che politicamente succede nella città di Napoli e quindi anche se il lettore non sa perché ci vengono raccontate date così tante informazioni a livello politico ce le ritroviamo tutte alla fine. Questa parte appunto di racconto di Napoli dal punto di vista politico è quella parte secondo me un po' più faticosa del libro, proprio perché nella lettura ci si appassiona molto alle vicende di Marzia. La parte invece molto bella e molto ricca che Ponticelli ci fa è quella di Napoli. Ci viene descritta e raccontata Napoli dell'epoca ed è un affresco splendido, meraviglioso, sembra vivere. E sicuramente per gli appassionati di romanzo storico, da questo punto di vista ve lo consiglio assolutamente. Il personaggio addirittura parla nel napoletano, non un napoletano dell'epoca, ovviamente viene un po' filtrato, rimodernizzato da Ponticelli. Io vi dico tranquilli perché io di napoletano non so niente e ho capito tutto, quindi non è così un dialetto così stretto da non essere compreso dal lettore, però insomma ci riporta, e lo scrittore ci riporta la parlata, insomma, che richiama la parlata dell'epoca in alcuni dei personaggi. Ponticelli ha questo stile di scrittura
un po' datato, non ha uno stile di scrittura moderno, per cui non entra nel personaggio, ma ci racconta tutto in maniera distaccata, anche il fatto, insomma, che ci viene raccontato da Giovanni della Carrettola, che è il narratore vero della storia, ci viene raccontato tutto in maniera distaccata, quindi non entra mai nel personaggio di Marzia. Io devo dire, questa cosa l'ho apprezzata, perché alcune delle vicende che lei subisce negli anni non le avrei potute leggere se fosse stata una scrittura più intimistica, perché veramente sta povera donna le ha subite di tutte e di più. Quindi questo stile di scrittura di Ponticelli, da questo punto di vista, io devo dire, l'ho apprezzato tanto, perché mi ha permesso di vivere tutto in maniera più distaccata. Lui racconta queste vicende un po' come le viene descritto a Marzia, di superare gli eventi dalle persone che le sono intorno. In fondo la vita è questa e dobbiamo andare avanti e non penarci più di tanto di quello che ci accade. Ecco, Ponticelli ha questo stile narrativo in cui dice al lettore: vai avanti e non ti curare troppo di quello che succede. Come appunto le persone intorno a Marzia le continuano a ripetere di fare rispetto alle vicende che la vita le ha messo davanti. Un romanzo molto bello, però da quanto vi ho raccontato potete capire che non è un romanzo per tutti, proprio perché le situazioni che Marzia subisce non ci vengono filtrate, ci vengono raccontate, le violenze che lei subisce ci vengono raccontate, ma anche le sue vicende amorose ci vengono raccontate. Sicuramente un romanzo non adatto a tutti, perché dovete essere pronti ad affrontare temi impegnativi emotivamente. Una storia che ci fa ragionare, ci fa pensare, in alcune cose anche molto attuale. Non vi ho detto come il libro finisce. Secondo me, dopo 400 anni, non è più spoiler, però non ve lo dirò proprio per salvaguardare i puristi dello spoiler, ma va bene. Però non è sicuramente un romanzo semplice. Non è sicuramente un romanzo di leggero intrattenimento, ecco, quindi se cercate un intrattenimento molto leggero non è il libro che fa per voi. Sicuramente un'ottima, ottima lettura, una delle migliori fatte quest'estate, quindi io ci tenevo a parlarne su questo canale, proprio perché in giro ne ho sentito parlare poco e quindi ci tenevo a portarvelo. Questo comunque è tutto, fatemi sapere se lo avete letto, se non lo avete letto, se vi ho incuriosito. Ad ogni modo, fatemi sapere invece voi cosa state leggendo, se quello che state leggendo vi piace. Per oggi è tutto, io al solito auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!